Allora, va bene, signori, carichiamo la nostra partita, continuiamo. Fatemi sapere come va nel mentre, la live. E allora, come detto, abbiamo fatto i primi tre campus a 3 stelle. Poi si può andare anche avanti, fare cose, eccetera, eccetera. Ma noi ci accontentiamo. Questo è arrivato a 1 milione. Ma scusa, perché noi poi quando andiamo al campus successivo, questi continuano a macinare soldi? Perché quando ce ne siamo andati noi, mica ci stava 800.000 dollari, 1 milione e 8 qua. Madonna, questo ha macinato tanto di moneta, 64 studenti, 165, 124. Vabbè, comunque anche questo abbiamo fatto le 3 stelle, quindi ci sta. La felicità com'è? Comunque li abbiamo sempre fatti divertire, eh. Livello campus 12, 22 e 22. Questo l'abbiamo fatto uguale all'altro, va bene. Se guarda, dal 18 ottobre sarà gratis per tutti i costruttori del gioco. Sarà possibile riscattare fino alla fine. Io The Sims 4 da qualche parte ce l'ho. Non mi ricordo se l'avevo preso su Steam. No, sull'Epic. Su... come si chiamava? Origins. Va bene. Comunque, signori, andiamo al prossimo campus. Guarda qua che spettacolo. Mantieni le tradizioni della cavalleria e difendi il tuo campus dalla concorrenza locale. Fondi iniziali sempre 2,50, che sono sempre molto pochi, se vogliamo dirlo. Ma avviamo il nuovo campus, signori, e vediamo cosa riusciamo a combinare qui nel castello. Per il momento sì, sembra andare, anche perché ce l'abbiamo. Sportiveggianza del gioco. Di solito questi non richiedono troppe risorse, non sono troppo esosi. Ogni giorno è ieri, ok. Yes, some may say that this is a community stuck in the past, but one man's dark ages is another man's time-honored tradition. And what are traditions if not things we're still doing? Oh, it really makes you think. È bellissimo questo. Sempre uno più bello degli altri, eh. Allora, eccoci qua. In guardia. Ma com'è il corso di spingitori di cavalieri? Ti diamo il benvenuto a Noblestead, dove negli ultimi secoli è cambiato molto poco ed è perfettamente normale vedere cavalieri che passeggiano in strada. Si dice che il ferro affili il ferro e gli abitanti del luogo non potrebbero essere più d'accordo. Essere un cavaliere non implica solo conversazioni cortesi, bizzarrie pericolose e scarpe di metallo. Ci vuole spirito di competizione, che vinca il cavaliere migliore. Allora, iniziamo con spingitore di cavalieri. Sapevatelo, sì, ecco. Allora, siamo lieti di darti il benvenuto a Noblestead, l'ultimo grande baluardo della cavalleria nella contea di Two Point. Urrà! Sono Lord Blackguard e gestisco spingitori di cavalieri in città. È sempre stato così. Ho seguito le orme di mio padre, del padre di mio padre e di Dennis, lo zio di suo padre. Sono secoli che attendiamo una piccola competizione amichevole, che i giochi abbiano inizio. Urrà! Aspetta che qua... se prendiamo quel bagarozzo... Ok... Perfetto, allora apri centro carriera, abbiamo sbloccato anche questo. Riscatta questo, riscatta questo. E noi iniziamo ad avere un po' più di coin per le cose, ma ottimo. Allora, momento, pausa. Gestiamo i corsi, già lo spazio qua è poco per fare dormitori e aule. Quindi iniziamo a regolarci bene. I corsi non abbiamo punti corso, quindi l'unica cosa che possiamo fare è lo spingitore di cavalieri, per forza di cose. Grazie a Warriors Max per i 2, grazie Max, grazie per i 2 mesozzi. E va bene. Questo è il corso, quindi non è che possiamo fare molto. Ma la stanza la costruiamo dentro o fuori? Perché questi spingono campo di battaglia. Penso sia fuori. Dobbiamo fare un auditorium, un campo di battaglia. Allora, la... Cam. Vabbè, tanto penso che occuperà qualcosa ovunque noi l'andiamo a mettere, la cam. Proviamola a mettere qua. Tanto gli altri obiettivi poi saranno quelli opzionali, quindi va bene così.
Allora, dicevamo, dobbiamo fare un auditorium, il campo di battaglia e docente spingitore di cavalieri. Va bene, grazie Paoletta, grazie per i 29, grazie Va bene, allora facciamo prima il campo di battaglia che deve essere 5x5. Ok, perfetto, si fa fuori, ma fuori noi al momento abbiamo solo questo di terreno, eh. È 5x5, però sicuramente poi andrà fatto più grande, no? Fallo di 6. 6x6. Dai, quanti ce ne rimangono? Poi là, vediamo qua. Muro non va. Ah, va a muro? Vabbè, sarà l'ingresso questo, la porta. Vedi che. Questo lo metto. Ah, deve stare giustamente un po' più al centro. Allora, mettiamolo proprio al centro. Però vedi che ce ne stanno due. Due qua non ci entreranno mai nella vita. Vabbè, magari non ci costruiamo niente vicino. Questo lo mettiamo qua. Ne mettiamo un altro qua. Livello 3. Allora. Postazione di allenamento all'etichetta. Postazione di addestramento al combattimento. Ok, mettiamo anche un po' di questi. Magari li mettiamo qua così, dai. Facciamolo arrivare a un livello un po' più alto, dai. Ok. Vabbè, un cestino sempre e comunque, mi raccomando. Un barile che fa figura. E direi che va bene così. Poi andiamo a prendere un professore, almeno mettiamo già le cose necessarie. Area non raggiungibile. Ok. Facciamo l'auditorium qua dentro e buonanotte. Facciamo così. Auditorium, auditorium. Eccolo qui. L'auditorium 4x4 lo facciamo sempre un po' più grandicello, senza esagerare, ma eventualmente conviene fare delle stanze poi anche qui, perché questo non è inutile fare mega stanzoni. Certo, poi possiamo comprare altre zone, ma secondo me conviene partire piano piano, quindi facciamo che l'auditorium lo facciamo qua. 3, 4 e là rimane un po' di spazio, però ci si possono fare anche bagni, 4, 4. Sì, i bagnetti ci potrebbero stare lì. Facciamo così. Aspetta perché l'auditorium me lo continui anche qua. Così abbiamo un po' più di spazio. Questo me lo piazzi così. Questo lo piazzi qua. La porta. No, allora no, aspetta. Vabbè, la porta mo mettimela qua, ma magari so che. Mi devi spostare. Allora, scusa, fammi fare prima una cosa. Metti questo qua. Questo qua ci va. Se mi sposti la porta. La porta la metterei qui perché qua magari facciamo un'altra stanza. Qua altre stanze. O se no poi facciamo un dente. Ma ci orientiamo in questo modo magari. Questo lo mettiamo qua. Questa gliela piazzi qua dietro. Qua mettiamo una bella finestrona. No, bravissimo. Allora me la metti qua. Termosifone. Allora, in linea teorica mi sa che qua la temperatura è calda, no? Non credo che necessiti di termosifoni. Grazie Anic, grazie per i 7, grazie mille. Grazie per i 7 mesozzi. Vabbè, niente, mettiamo ste cose. Immagino che non sia strettamente necessario. E allora non lo mettiamo. Cestino glielo piazziamo qua e poi iniziamo a piazzare. Allora, i quadri lo so che sarebbero più belli qua, però siccome li possiamo anche mettere qua e comunque livelliamo, chi siamo noi per dire di no? Li piazziamo là perché sennò effettivamente vedere tutti sti quadri random che non c'entrano una sega potrebbe
essere un po' bruttino. Li buttiamo qua, che comunque fanno figura. Cerchiamo di farlo anche di livello discretamente alto, quindi proprio lo riempiamo di quadri, per l'appunto. Guarda, ci mettiamo pure a cosa rock and roll. Questo me lo piazzi qua, anche se non c'entra minimamente niente. Sì, perché alla fine le stanze queste dell'auditorium non è facile livellarle, perché non è che ci puoi mettere granché, a parte sì quadri e altre cose. Anche perché, tipo, mo io sblocco, guarda, questo quadro. Vediamo quanto aumenta. Dovrebbe essere un quadro di quelli fini, eh. Bah, insomma, facciamo che ci mettiamo tutti i quadri di un certo livello. Cosa mi vendi là? Il quadro non poteva stare lì? Non riesco a capire cosa andrà a vendere, ma noi tutti sti bei quadroni ce li mettiamo. Tanto kudos ce ne abbiamo, quindi. Questo dove me lo piazzi? Qua. Ok. Livello 6 va bene. Piante e... vabbè, questi sono più da stanzette, quindi va bene di livello 6. Ma cosa mi vendi là? Non ho capito che cazzo ha venduto, ma va bene. Allora, questi che sono quelli un po' più fighi ci stanno qua, eh. Grazie Luca, grazie per i 5. Grazie per i 5 mesozzi. E... ok. A questo punto qua toccherebbe fare almeno i bagni. Quanto abbiamo? 199.000 soldi. I bagni però si potrebbero fare... i bagni per forza li dobbiamo fare, signori. Ci dobbiamo prendere tutto lo... ah, qua non si può andare più di questo. Proprio bagnetti piccoli, allora dobbiamo fare. Vabbè, però un inizio di bagni lo dobbiamo per forza fare. Saranno pochi, ma è già qualcosa. Li ottimizziamo. Quindi mi ci metti 1, 2 lavandini. Fanno a turno per lavarsi le mani. Insomma, usiamo questo per asciugare le manine. Una pianta che non entrerà mai da nessuna parte. Vabbè, livello 3 basilare, ci sta, onesto. Guarda, ci puoi fare una finestra. Fanne due? No, eh. Nel cesso, va bene. Allora, giusto dei bagnetti. Qua poi vediamo quanto spazio abbiamo. Allora. Sto pensando come altro investire, perché professore abbiamo preso, i corsi iniziano là, la stanza qua delle docce andrebbero fatte, cioè in realtà qua ci vorrebbero docce, cose, a voglia. Però potrei fare magari qua un dormitorio, così ce lo gestiamo in questo spazio qui, abbastanza grandicello. Proviamo, è l'unica cosa che comunque converrebbe fare magari qui. Cioè il dormitorio, che comunque lo possiamo anche fare per lungo. E poi di là partiamo con altre stanze. Il dormitorio lo faccio già bello massiccio, signori, che... là magari facciamo un'altra stanza che poi si ricollega di qua. Direi che ci può stare. Un dormitorio così, qua magari ci mettiamo un po' di cosi. I distributori automatici, insomma, i letti magari li facciamo alternati a piacere. Finestre, 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 le finestre. Allora, se me la puoi piazzare dietro l'armadio. Forse già ce ne stanno altre, può essere. Ripartiamo con... perché questo letto me lo metti tortus? Armadio letto, armadio letto, armadio letto, armadio letto. E passa la paura. Là mettiamo solo letti. Armadio.
Qua mi ci metti magari questo 1 e 2 qua. Mi ci metti poi scrivanie per lo studio. Me le puoi piazzare qua, che almeno fanno un po' di compitini anche loro. Allora, in realtà quanti letti ci ho messo? 2, 4, 6. Li facciamo 3 qua. Questo è un po' più in qua. 1, 2 e 3. Ci piazziamo qualche stupidaggine di queste. Ci teniamo sempre all'igiene. Secchiello me lo metti qua. Come detto, questo non serve, no? Qua non hanno freddo. Libreria gotica. Vabbè, una libreria ce la mettiamo. Poi che sia gotica o altro. I quadri, beh, i quadri qua se ne potrebbero mettere parecchi. I quadri qua ce li possiamo piazzare come se non ci fosse un domani. Anche una... Scusa, la piantina qua... Ah, eccola. Facciamo una cosa, cambiamo il vaso, qua lo mettiamo quadrato che ci sta all'angoletto. E ok. No, no, poi facciamo anche le altre cose, sì, piano piano, perché qua comunque dobbiamo regolarci un attimino anche... Perché partiamo sempre belli sparati, poi è un problema sempre organizzarsi... Con la moneta mettiamo un poster ad ogni soggettone qua, dai. Qua ci mettiamo la chitarrina. E qua invece ci mettiamo quelli un po' più altolocati da studiosi. Livello 9. Ma sì, arriviamo. Questo è sempre il boss, eh. Vi dovete ricordare. Questo ve lo metto. Dovete ricordare che c'è del boss qui. E poi anche questi un po' altolocati, dai. Aiutano nello studio. Poi è arrivata già a livello 10. Vedi i quadri che... Livello 11. Perfetto. Vabbè, qualcosa vende. Tacco punta. Ok, campus è già di livello 3. Allora, qua nella parte centrale poi vediamo di metterci un'altra stanza, però andrei a fare una cosa parallela a questa di suo. 4, quindi a sto punto io farei esattamente da quest'altro lato, docce da 4, sempre da qua, partire dallo stesso punto. Ok, quindi... 4 porta, così almeno poi ci gestiamo qua per le altre stanze. Qua facciamo un'altra stanza che sarà un altro auditorium o altro così, ma in modo tale comunque da avere un ingresso anche insomma uguale da un lato e dall'altro, eh. Magari questo me lo sposti un po' più in qua, che se no non vediamo una cippola. Questo qua ce va, qua ce va. Metti asciugamanino qua. Uno lo... se lo piazzo qua non ci posso mettere la finestra. Immagino. Infatti. Aspetta un attimo. Impennami con la visuale se non vedo una cippa. Questo qua. Questo. Questo non va asciugato con questo. Usate l'asciugamano, scusate. Ci sta, va bene così. Bravi tutti. Allora, e abbiamo docce, bagni, finestrone, così se vedono proprio da fuori non è un problema. E il corso è interessantissimo, c'è spingitore di cavalli. Vuoi mettere? Ricordiamo anche che i letti devono essere almeno uno per ogni due studenti, se non sbaglio. Noi al momento ce ne abbiamo 12, ci sta. Per carità, noi qua potevamo mettere pure degli altri letti da quest'altro lato. Anzi, in realtà, se poi vogliamo fare una cosa ottimizzata, noi qua dentro ci possiamo mettere pure dei letti centrali, una fila dei letti testa a testa. E
arrivederci e grazie, penso che sarà la scelta migliore. Ma al momento, a parte aggiungere una stanza ricreativa per gli studenti, che però è da valutare il lato economico. No, la stanza ricreativa no, stavo a pensare al lato economico, no, per forza si deve fare. Perché è uno di quegli aspetti che se no non li fa studiare. Va fatto, va fatto. È vero, sala studenti va fatta. 3x3, questa invece la facciamo grande. Grande, grande, perché deve riprendere qua. Ed eventualmente ci fa da collegamento per quest'altra zona, perché noi da qua possiamo fare le altre stanze, lasciando spazio lì al centro per... Ce la facciamo a fare un'altra stanza lì. Qua facciamo la porta d'ingresso. Magari anche un altro... Così. Porta d'ingresso e ci lasciamo questa parte centrale per un'altra stanza. Stessa cosa qua, proseguiranno all'interno. Una stanzetta qua, magari anche quella per i professori. Ci può stare. Qua ci mettiamo finestrona. Se vuoi anche qui, no. Allora me la metti qua, un'altra finestrona. Qua non la vuoi. Divanetto? Serve un divanetto? Mettiamo un divanetto. No, qua ci metto l'angolo cucina, non il divanetto, guarda. Ti piazzo la cucinetta qua. Questo qua. Questo qua. Il divanetto te lo posso mettere in realtà anche qua. Non abbiamo mai avuto la televisione, tra parentesi, ma nel mentre ci mettiamo questo. Tavolinetto qua per... smangiucchiare qualcosa, ne mettiamo uno. Per questi non è che ci sia granché spazio, però se riesco a di... lo so che è un po' bruttina, eh. Un po' bruttina, ma... fanno numero. E frigorifero me lo piazzi qua. Non apri quei cassetti, ma non li devi aprire, quindi va bene. E ci metti i distributori che... distributore qua. Quindi abbiamo fatto un, due, tre. Distributore delle bevande qua. Una pianta qua. E il cestino, il cestino, il cestino qua. E se poi volete altri cabinati, io i cabinati ve li posso pure piazzare. Magari un paio di... là c'è lo spazio per una TV che prima o poi arriverà. 1, 2, questo era troppo grande, mi sa, di cabinato, sì. Meno che... facciamo così. Qua aspettiamo una TV, per il momento fissano il muro. Yeah. Vedi, manca poco poco. Poi che fai? Non ce lo metti un quadretto, allora. Ricordatevi sempre... il boss, livello 10, a posto. Ok, allora la stanza ce l'hanno, poi faremo una stanza dei professori qua. E va bene, io direi che possiamo... ah no, abbiamo anche altri 20 punti corso, quindi già potremmo far arrivare qui altri studenti. Siccome questo poi andrà aumentato, facciamo diretto così, arrivano subito 15 studenti. Quindi già i letti sono pochi in realtà. Quindi noi... a questo punto facciamo una bella cosa. Non sarà il top, signori, ma come detto, piedi piedi o testa a testa? In realtà era meglio testa a testa, però vabbè, il primo fanno piedi piedi. Lasciamo un po' di spazio per far passare. Li dividiamo così, almeno colori diversi. Comodissima come cosa. Chi è? A posto. Mi spiace per quelli che dormono qua. Potremmo mettere degli armadi uno contro l'altro, ma proprio li mettiamo. Li ammassiamo così. Cominciamo anno scolastico, signori. Vai. Già è il livello più alto, quindi va bene. La cosa fantastica dell'essere un cavaliere è che è pericolosissimo. Urrà! Una volta, mentre ero seduto sulla tazza, mi sono beccato una lancia
Vagante nelle guance, se capisci che intendo. Ogni nobile campus dovrebbe fornire assistenza medica, anche se indossiamo un'armatura non vuol dire che siamo invincibili. Ah, ok, quindi dobbiamo fare... Durante la loro permanenza al campus gli studenti si faranno male, non sanno cosa stanno facendo. Costruisci un ambulatorio e assumi un assistente qualificato per il primo soccorso. Vedi, poi subito arrivano 3x3, questo a sto punto l'ambulatorio lo facciamo qua e lo facciamo come abbiamo fatto di là. Facciamo ambulatorio massiccio, immagino si faranno molto male. Ok, ambulatorio qua, ingresso. E anzi, facciamo una cosa, il macchinario me lo metti qua, ci va? No. E allora rimettilo dove sta prima. New students should make a good first impression. No pressure. Non ce ne entrano due. Vabbè, mettili così, chi se ne frega. Allora, è di livello 2. Aspetta che mettiamo un attimo in pausa. Si dovessero iniziare a far male subito, sti stronzi. La pianta dietro della reception. Poi che altri macchinari ci possiamo mettere? Lo schedario? Lo schedario me lo sblocchi subito. Metti lo schedario. Finestre. Una. Due là, no. Altra finestra qua. E quadri come se non ci fossero domani. Al momento noi sfruttiamo i quadri per impressionare gli studenti. Vabbè, qua c'è da dire anche che questi quadri ci stanno bene, nel senso che abbiamo fatto comunque... Cioè, è comunque uno di quei campus molto all'antica, quindi... Non c'è nient'altro di che, eh. Anzi, possiamo fare una cosa... Sempre ci buttiamo queste cose qua. Cosa mi vende là? Ah, la finestra, ok. O il quadro. Il quadro, no, la finestra, ok. Allora, l'ambulatorio c'è. Prendiamo un assistente che possa fare il medico. Lo buttiamo qua. E prendiamo anche un assistente che magari... Ah, vabbè, vediamo dopo. Intanto mettiamo uno di questi che... Necessario per migliorare gli oggetti, 70 di miglioramento. E questo abilità manutenzione. Guarda, faccio una cosa. Uno. E due. Avrai anche vinto una battaglia o due, ma Lord Blackguard non si arrende tanto facilmente. Che ne dicano le voci? Mi si scalda la cintura al pensiero di vedere Noblestead di nuovo in battaglia. Che vincano i cavalieri migliori. Urrà, dai. L'oggetto leggio può essere migliorato per 15.000. Troverai l'oggetto in Auditorium 1. Ah, già partiamo con i miglioramenti a milioni di dollari? Va, 15.000 dollari mi sembrano eccessivi al momento. Prima facciamo pagare le tasse ai nostri studenti, poi. Poi vediamo. Allora andiamo avanti qua e poi controlliamo. Poi facciamo qua altre stanze. Nella parte centrale farei o quella dei professori o le lezioni private. Poi vediamo. Ma si pestano anche qui fuori questi? Vabbè. Onesto. Profitti mensili, vabbè, al momento gli studenti sono pochi, quindi per forza di cose. Oh, iniziano le lezioni, signori. Iniziano le lezioni. Vai, vai. Attacco. Beh, no, quei quadri ci stanno bene, però, sono giusti per questo tipo di lezione, dobbiamo dirlo. Io sono curioso di andare a vedere poi qua pure quando semenano. Però guardate che figata, il castello. Che poi noi queste cose le possiamo anche comprare successivamente. Sì, questa la possiamo costruire. Questa anche. Questa anche. Il tuo campus ha ottenuto un discreto trionfo. Urrà, ma come te la caverai contro i prodi cavalieri di Noblestead? Va, scopriamolo. Urrà, vabbè, questo dice solo urrà comunque.
Attenzione, il tuo campus potrebbe essere invaso da vili cospiratori o cortesi cavalieri. Gli inservienti con una qualifica in sicurezza rimuoveranno i visitatori indesiderati con relativa facilità e qualche minimo danno collaterale. Ma tipo questi sono i nemici? Cavaliere invasore. Ma scusa! Necessario per rimuovere gli invasori. Ma si può lavorare così? Rissa! Ma col Super Liquidator! Oh, pure quello come se ne va così. Pure la biblioteca dobbiamo fare, tra parentesi, eh. Guarda come butta via gli invasori. Bravi tutti, eh. Sì, ogni tanto li mettiamo i distributori. Non spessissimo, ma mi dimentico. Allora, rimuovi 3 invasori. Rimasti 1, ce l'ha cacciato? No, eccolo là, 1. Ma che danni fanno, per capire? Dai che ce la fai in 24 giorni. Intanto qui si stanno pestando male, eh. Hai sistemato i miei cavalieri in maniera piuttosto elegante. A me comunque la possibilità di migliorare li manderà avanti. Allora, abbiamo fatto un po' di soldi, quindi signori andiamo più con calma. Richiesta della biblioteca. Assolutamente sì. La biblioteca la facciamo qua sotto, la facciamo qua di lato. Credo che la biblioteca a fianco alla cosa degli studenti, non so se sia il caso, magari. Qua però non esce granché grande. A meno che non la facciamo un po' per lungo. La biblioteca, signori, deve essere bella massiccia. La biblioteca deve essere bella massiccia. Infatti questa mi sa che è troppo piccola. Però a meno che non ce la giochiamo comunque bene a livello di spazi. Questi li mettiamo qua dietro. Uno. Allora fammi un'altra di questa. Mi piazzi poi. Questa qua non credo ci vada, no. Allora, questo poi dipende in realtà se faremo anche la cosa di cucina, di robotica. Al momento ancora non lo so, quindi conviene che piazziamo prima le altre cose. Facciamo 2 di questi. Uno di questi. E qua possiamo fare anche così. Uno. Proprio ottimizzando gli spazi. E direi che potrebbe anche andar bene così. Non è il top, per carità, ma è già qualcosa. Un cestino lo puoi mettere anche qua. Una pianta qua. Questo per lavarti le mani. Qua. I quadri me li piazzi come se non ci fosse domani, che ci vantiamo. Quadri a go go. Quadri come se piovesse, però. Facciamo una stanza con reputazione solo per i quadri praticamente, ma metterci anche questi, dai, che fanno comunque scienza. O li buttiamo un po' così, poi tanto pure le librerie se ce le metti davanti non è un problema. Ok. Ah, qua penso che ci voglia anche la libreria. Libreria spingitori di cavalieri. Scusa, per forza. Questa la dobbiamo sbloccare. Ce la chiederanno. Ah, intanto facciamo così. Poi metti un attimo in pausa perché ce la chiederanno per forza. Felicità media, accetta questo. Più il campus ha successo, più i tuoi rivali si impegneranno a sabotare i nostri piani. Assumi e forma inservienti con la qualifica sicurezza per affrontare le invasioni più difficili con l'aumento del nostro livello del campus. Ne devo assumere un altro allora.
Mo' qua pure con gli stipendi serve un assistente in biblioteca. Lo so, un attimo. Bibliotecario e anche assistente per la cosa medica, quindi va bene. No, non è vero in realtà, qua non servono i radiatori perché se andiamo a vedere la temperatura è tutto caldo qua, quindi è giusto. I radiatori qui fortunatamente non servono, possiamo provare a fare una prova qui, ma in linea teorica non dovrebbero. No, vedi, poi è troppo caldo, no, non servono in questo campus, meno male. Meglio che una rottura di coglioni i radiatori. Va bene, allora, biblioteca l'abbiamo fatta, abbiamo 91.000 dollari ancora, eh. Qua facciamo le stanze, penso, dei professori, dai. Qua ricordiamoci che abbiamo questo spazione da fare, qua pure. Vediamo. Allora. Poi magari la live, come sempre, ve la ridividerò magari in un'oretta. Un'oretta, in anno accademico, anche qui si potrebbe fare, come abbiamo fatto negli episodi, alla fine. Ogni anno un... una parte di live. Questa è una gioca qua con i videogiochi. Ma dovete fare cavalieri, biondi. Allora, voto B, lezioni spingitori, profitti mensili. Ecco, iniziamo a perdere soldi. Il primo anno sarà così perché gli studenti sono pochi. Per le lezioni, beh, qua converrebbe poi mettere una stanza dei professori. Qui centralmente, penso di sì. Quella per le ripetizioni. Quanto deve essere grande? 3x2. Allora, facciamo una prova. Lo so che sarà molto stretto qua, signori, ma purtroppo. Anche 4 per 2. Così è troppo stretto là. Ne abbiamo 5 di caselle, quindi. Cominciamo. Piacere di conoscerti, non toccare il cappello, chiaro? Aspetta. Andiamo prima che vuole questo. E chi cazzo? Me la so persa. Vabbè. E niente. Vabbè, abbiamo meno caselle per fare una cosa precisa, se dobbiamo dirlo. Dobbiamo fare una di un modo, in un anno e in un altro, purtroppo. Meno che non le facciamo. Che poi così è troppo stretto. Così stessa cosa. 1, 2, 3. Devo farla così. 3 per 2. Una la facciamo. 3 per 2 per 4. Vabbè, facciamo la prima così. Poi la seconda ce la vediamo dopo. Lo so pure la stanza dello staff, ma al momento penso che serva più questa, visto che sono dei rincoglioniti questi. Questi li puoi buttare anche qua, i libri pure qua dietro, dai. Un'altra lavagnozza qua dietro la riesci a piazzare, no? Qua di lato? Sì. Allora, qua. Cestino, mi pulite le mani. Buttate cose qua. Tappetino del prof. La pianta ce la mettiamo. E i quadri a parate. Allora, un attimo che rallentiamo un po' il tempo. Se no qua riempiamo tutto di quadri, signori. Che tanto aumenta il livello della stanza con cose che servono e non servono, ma. Vedi quando è bella piena poi dai il suo stile. Se vuoi ti metto un altro tappeto qui al centro. Non basta. Finestre io non credo che si possano. E invece sì, no? Si possano. Vabbè, livello 6 va bene. Mettiamo un professore sempre di questi, magari di livello 2 che è meglio. Che fa lezioni private. Cura 5 problemi medici, vabbè, questo se ne devono occupare loro, non io. Allora,
Panca dell'amore. Vabbè, la panca dell'amore io te la posso pure costruire. Te la metto proprio qua, isolata. Nel senso che poi ci occupiamo di quello. Problemi di ruggine. Ah, possono avere problemi di ruggine, quindi devono essere curati in ambulatorio. Va bene. E... ho ringraziato Luca prima della sub. Luca, non mi ricordo se sto ringraziando nel caso. Grazie mille per i 5 mesozzi. Sti giochi sono così, signori, abbiate pazienza, ma io entro in un loop clamoroso che mi... un buco spazio-temporale. Allora... un'altra stanza qua uscirà piccolina, però va bene, perché tanto questa è sprecata. Qua non c'è niente, quindi... ah, però si potrebbe fare un'altra cosa, in realtà. Lo so che non vi piacerà. Lo so che non vi piacerà, ma... questo è 1, 2, 3, 4, quindi 1, 1, 2. Lo so. Ma tanto c'erano solo quadri là, non è che... quindi possiamo tranquillamente apparare la situazione in questo modo. I quadri c'erano questi, boh, chi se lo ricorda. Ce la facciamo a farla tornare di livello 6, no? Aspetta. È il tappeto che manca. Bloccamelo questo, va. Livello 6, perfetto. Me la copi. E me la incastri qua. No? Ci sta, gli spazi sono uguali, abbiamo potuto sfruttare il copia e incolla, abbiamo due spazi qua e due spazi qua e due spazi qua. Onesto, dai, signori. Tanto la stanza pure che è ad angolo, anzi, vi posso dire, vabbè, la finestra è bruttina, ma non ce ne frega un cazzo. Vi posso dire la verità, che anche quest'angolo qua mica mi dispiace. Diciamo che è onesto. Non ci possiamo lamentare. Vai, vai. Tiè. A posto. E qua poi, vabbè, naturalmente continuiamo a fare altre strade. Per il momento ottimizziamo in questo modo, signori. Lo spazio è quello che è, i soldi pure. Quindi ci arrangiamo in questo modo. Film romantico, organizza... ah no, dove lo organizzo? Dove lo fanno? Ah, nell'auditorium? No, lo potete fare. Eh no, perché la stanza quell'altra non ce l'abbiamo. Film romantico l'abbiamo già fatto. Altra volta. Ah, no, non mi prenota. Film romantico. Di nuovo? Scusa, eh. Non credo che vogliano 18 film romantici, o sì? Vabbè. Non credo, mi sa che si è bloccato male. Va bene, riprendiamo. Anche velocemente. No, è vero, continuavano a chiedere. No. Stronzi, sarà buggato il fatto del co. A meno che non ce l'hanno chiesto veramente tre volte, però. Vabbè, qua va bene. Ah, signori, abbiamo fatto. Perfetto. Dai, a dente di. Di puzzola. Onesto. Ora, vediamo anche i voti di sti rincoglioniti. Giardino delle rose, lo sblocchiamo. Vabbè, abbiamo un sacco di cose. Possiamo sbloccare il giardino delle rose. Porco due. Vabbè, lo mettiamo qua. E un attimo, leva. Dopodiché, studenti, andiamo in ordine di votazione di voti. Cioè, sti due rincoglioniti che stanno vedendo un film. Giustamente, non ne avevo dubbi. Allora, Felix, lezioni private.
Lezioni private. Pure voi che avete C più minimo B dovete avere. Dai, Stanza dello staff, sì, poi la facciamo pure. Un attimino che facciamo anche la stanza dello staff. Voto B più. B più, mo vediamo. Invasori al momento ancora non ne ho visti. La stanza dello staff, sì, dovremmo farla effettivamente. Vabbè, la stanza dello staff la possiamo fare pure là comunque. Non è che deve essere piccola piccola, anzi una bella, no vabbè, senza esagerare però, dai. Vabbè, vediamo, intanto provo a fare così, poi capiamo se riusciamo ad allargare, se serve allargare o no. Qua la luce soft, se random naturalmente, ma onesto. Poi mi ci metti qua 1 2 3 4, cestino, vabbè, il cestino me lo faccio di fronte, le mani ve le davate qua. Cabinato ve lo piazzo, perché il cabinato va piazzato per forza, pure questi si devono divertire. Ti metto pure dei tappeti che fanno figura. Figura di merda, si è messi così, ma chi se ne frega. Una piantina qua ce la piazziamo. E quadri come se piovesse anche qui. Grazie Virilli, grazie per i 18 mesozzi, gracias. Allora, un attimo che sta a fine il tempo. Grazie, grazie mille. Gracias. Mettiamo anche questi. Riempiamo tutto dei quadri. Qua ammazzatevi con le freccette. E la bacheca, se vuoi, la puoi mettere sul cestino. Non per cattiveria, ma lo spazio mo è questo. Ed è di livello 9, basta e avanza. Sì, mi vende la cosa. Va bene, sfida completata, scatola di suggerimenti fatta. Vediamo cos'altro, estratto conto. Siamo pelo pelo, però. Vabbè. Onesto. Vediamo se gli studenti pian piano stanno migliorando, spero di sì. La media è B+, quindi in linea teorica quelli ci sono andati a fare le lezioni, no? Questo sta a fare già le lezioni private. A questo gliel'avevamo detto, noi glielo ridiciamo. Una volta che hai finito, rifalle di nuovo. Perché sei un salame. No, però funziona le lezioni private, eh. Stanno aumentando abbastanza. Direi a questo punto che ci rimando pure questi che hanno B. Almeno B+, a sto punto. Proviamo sempre ad aumentare un po' di più. Ok. Va bene. Ci sta. Grazie Rookbat, grazie per i 15. Ben ritrovato, grazie mille. Don't worry. Ok, dai. Il primo anno sta per terminare, gli studenti li abbiamo fatti studiare, qua non c'è l'assistente della biblioteca che probabilmente sta riposando da qualche parte, infatti sta qua. Però ci sta. Gli studenti intanto sono arrivati alla media. Era quasi amo B+. Vediamo. L'importante è che pian piano aumentino i loro voti. Ah, ci sta comunque, dai. Questi qua li rimandiamo. Questi che c'hanno B. Vabbè, le stanze sono pure due, quindi io ce ne sto mandando di più. Ma poi naturalmente devono fare a turno. Fanno a turno a studiare. Successi ci stanno. L'anno accademico è terminato. Vai signori, primo anno andato. Bravi tutti. Panoramica. Vabbè, laureati ancora niente. Risultati esami medi 80%. Così proseguono gli studi tutti quanti. Perfetto. Enjoy your summer.
Allora, aspetta, pausa. Per un cavaliere non c'è sfida più grande del campo della giostra. Nessuno lo sa meglio di me. Sono stato campione della giostra tanti giovedì fa. Forse è ora di tornare a cavallo. Adoro essere profetico. Urrà. Premio scelto dagli studenti. Apri centro carriera. Campo della giostra abbiamo sbloccato. Allora, vediamo che abbiamo vinto questo. Sbloccato, insomma. No, questo, premio scelto dagli studenti. Vinci il premio scelto dagli studenti nei premi di fine anno nei tuoi campus, conquista spudoratamente gli studenti creando un paradiso fatto di snack, eventi e posti dove sedersi. Hai visto? Quindi abbiamo fatto un grande campus dove si divertono come se non ci fosse un domani, eh. Guarda qua come si divertono. Ma che vuoi di più dalla vita? Mo' i professori, vabbè, stanno in vacanza, ma ci sta. Quindi è anche onesto. Panchina nel parco, guarda, te la piazzo prima di salutarci. La metto qua, fianco a quelli che si sbaciucchiano. Ci metto quella dei guardoni. E l'estratto conto ce l'abbiamo. Perfetto, perfetto.